Ragazzuoli, buona giornata, come state? Io spero tutto bene. Buon sabato, buon inizio di weekend e cerchiamo di goderci anche la partita di oggi, dato che la Juventus scende in campo, è match day. Ricordatevi, piccolo promemoria così non ve lo dimenticate, la Juventus gioca alle ore 18. Ok, perché sappiamo che poi gli orari sono un po' standard nelle nostre teste, io invece voglio sempre ricordarvelo, giochiamo alle ore 18. Se avete preso impegni per le 18, annullate tutto, basta, non si fa niente, c'è la Juve e ci vediamo ovviamente in live su Twitch per commentare insieme tutto quello che accadrà e poi ci vediamo qua su YouTube con i contenuti soliti che ci sono nel post partita e questa sera chissà, magari ci sarà un doppio appuntamento. Dipende anche che cosa c'è da dire per non andare ad intaccare anche quella che è la programmazione del giorno dopo. Quindi mi piacerebbe comunque rimanere con i due video di oggi, il pre-partita e il post-partita, e poi domani con il commento a caldo della mattina presto, delle 7, e le pagelle, ovviamente. Però vediamo che cosa accade, vediamo che cosa succede, perché ovviamente le partite sono sempre un po' particolari perché ci sono spunti di riflessione un po' dappertutto. Uno spunto di riflessione importante ieri ve l'ho portato su Chiesa e Yıldız, vi lascio comunque il video qui sopra nelle schede e fatemi sapere anche la vostra opinione, perché oggi non c'è Chiesa effettivamente, ma vedremo se Yıldız sarà la spalla perfetta per Vlahovic oppure no. Io oggi vado un po' differente, non faccio il solito pre-partita che c'è solitamente, dato che l'Empoli ha anche cambiato allenatore, quindi è difficile quando c'è un cambio in panchina poi andare a raccattare informazioni perché potrebbero essere semplicemente errate. Vi vado a dare quella che è la formazione della Juventus probabile che dovrebbe scendere in campo e dovrebbe essere Szczęsny, Gatti, Bremer, Alexandro, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic, Vlahovic e Yıldız. Quindi bene o male per i giocatori a disposizione, quelli che sono considerati titolari, torna l'asse Cambiaso-McKennie, abbiamo ancora Locatelli davanti alla difesa, Rabiot fuori sostituito da Miretti, Kostic non si muove da lì, Milik dovrebbe essere quello che parte dalla panchina, ma soprattutto abbiamo proprio lui, il ritorno, è tornato Alexandro Lobo, titolare al posto di Danilo. È squalificato il capitano, anzi è diffidato il capitano, ed è per evitare che possa essere squalificato la settimana prossima si è scelto così. Hanno deciso di concedergli un turno di riposo sperando che possa andare tutto bene. Devo dirvi la verità, devo essere onesto con voi, io avrei preferito Rugani titolare piuttosto che Alexandro, perché tra Rugani e Alexandro a disposizione in questa stagione Rugani mi ha dimostrato di essere un po' più pronto, semplicemente. Quindi questa è la mia umile opinione, voglio sapere la vostra. Non lo so come state prendendo questa titolarità di Alexandro, fatemi sapere. Concentriamoci, perché l'Empoli nelle ultime due annate almeno una volta ci ha battuto, perché il primo anno di Allegri bis a Torino la prima partita in casa vince l'Empoli per 1-0 e io me lo ricordo bene perché era la prima partita post Ronaldo ed ero allo stadio, la prima partita in cui hanno riaperto gli stadi, ed è stato un incubo tornare a casa poi la sera in autostrada, 4 ore e mezza, 5 ore di macchina, così a pensare che avevamo perso dall'Empoli con gol di Mancuso, aveva fatto gol, non mi ricordo neanche più, che poi è andato a giocare in Serie B dopo 6 mesi, una roba veramente folle. E l'anno scorso un'altra partita folle, però questa volta a Empoli, una partita che nella mia testa non esiste, perché è una partita che nella mia testa non esiste, ricorderete che anche in live dopo siamo abbastanza impazziti, è una vittoria per 4-1 dell'Empoli, dopo un'ora che era stato ufficializzato il meno 10 della Juventus e non il meno 15 iniziale, siamo scesi in campo all'interno di un mood che banalmente non appartiene al calcio. Quindi la partita l'anno scorso io non la considero, è una partita che per me proprio non ha nessun tipo di valore, però c'è da considerare che nelle ultime due stagioni l'Empoli 3 punti con la Juve li ha fatti sempre. Speriamo di invertire questa cabala. Ma ci sono alcune curiosità che ho preso dal sito della Serie A che mi preoccupano abbastanza, perché sono quasi tutte positive, sono tutte positive. E quindi cerchiamo di fare anche un po' il punto della situazione, perché la Serie A dice: questa è solo la decima occasione in cui la Juventus supera quota 50 punti nelle prime 21 gare in una stagione di Serie A, considerando i 3 punti a vittoria da sempre. Quindi questa è una delle top 10 stagioni per quanto riguarda il rendimento della Juventus arrivati alla 21esima giornata di Serie A. Dobbiamo per forza di cose
aumentare questo record in previsione dello scontro diretto. Sì, lo chiamo scontro diretto, non me ne voglio Allegri, ma dello scontro diretto di domenica prossima. Dobbiamo assolutamente cercare di arrivare a febbraio contro l'Inter con il maggior numero di punti a disposizione e magari vedere, provare la febbre dell'Inter e vedere se sono pronti psicologicamente a vedere una Juve che già è capolista per l'asterisco, gli asterischi diventerebbero due, con sei punti potenzialmente l'Inter andrebbe a risuperare la Juventus, però intanto noi facciamo il nostro, portiamoci a casa i nostri tre punti e via andare. Juventus e Empoli non pareggiano, una sfida in Serie A dallo 0-0 del 19 marzo 2008. Sinceramente una gara che non mi ricordo in questo momento, mi sfugge. 0-0, non hai neanche nulla a cui aggrapparti, per esempio, ha fatto gol Tizio, abbiamo subito gol da Caio, non c'è niente. E da allora ci sono stati 11 successi bianconeri e due dei toscani. Due dei toscani li abbiamo detti prima, ok? Quindi negli ultimi anni 11 vittorie della Juve, 2 vittorie dell'Empoli, il pareggio manca dal 2008. Dobbiamo farne 3, uno non è sufficiente, dobbiamo farne 3 in questa sfida testa coda, dobbiamo farne 3, assolutamente, non voglio prendere neanche in considerazione il pareggio. La Juventus ha vinto 12 delle 14 sfide casalinghe contro l'Empoli in Serie A, le altre sono state una sconfitta, l'abbiamo detta prima, e appunto un pareggio. L'ultimo precedente in casa è terminato 4-0 per i bianconeri, quindi cerchiamo di andare a seguire in realtà quella falsa riga lì, un bel 4-0... un bel 2-0, un bel 3-0, dato che la Juve è in un momento in cui sta segnando. Vi prego, vi scongiuro, teniamo alta l'asticella del rendimento, dei punti portati a casa, ma non solo, anche dei gol segnati, e cerchiamo di non subire gol, cerchiamo di aumentare sempre, perché se si vuole arrivare a vincere bisogna aumentare sempre, mai accontentarsi, mai dire sono arrivato, sempre mettersi in discussione, sempre cercare di migliorare. Questo è l'obiettivo. Arrivati a questo punto non ci si può nascondere, ragazzi, è così. E l'ultima, ma non meno importante, si parla di un allenatore, quindi si parla di Max Allegri, che oggi potrebbe veramente raggiungere l'ennesimo primato di livello. Nelle ultime settimane ha raggiunto diversi primati, come le 400 panchine sulla Juventus, o il maggior numero di vittorie in Serie A, il maggior numero di vittorie in Serie A per 1-0. Con il successo di oggi, Allegri arriverebbe a quota 1000 punti in Serie A. In questo momento Allegri ne ha 997 e ha appena superato Spalletti, fermo a quota 996. Ora Spalletti ovviamente in Serie A non ci sta allenando, ha fatto anche delle esperienze all'estero, ma è comunque il campione d'Italia in carica, l'allenatore campione d'Italia in carica. Allegri invece è uno di quelli che ha vinto più scudetti. Con i 3 punti di oggi andresti a unire l'utile al dilettevole, con una fava vai a prendere 2 piccioni, vai a quota 1000 e vai ad avvicinarti ancora di più alla possibilità di aggiungere anche, chissà, eventualmente, per caso, per sbaglio, no? Io non dico niente, uno scudetto, un altro scudetto all'interno del palmarès di Allegri, nel palmarès della Juventus. Questi sono gli obiettivi dichiarati di oggi, 3 punti, stop, quello serve oggi, e magari dare continuità a questa Juve che sta ricominciando a segnare con continuità, perché alla fine poi il mood è anche più bello, c'è un po' più di gioia, di sorrisi, si è un po' più rilassati, si è un po' più tranquilli, e dall'altra parte bisogna cercare di mettere pressione all'Inter. Vi dico che, a proposito di Inter, ieri nella conferenza stampa Allegri aveva fatto quella citazione a Djokovic e a Sinner, dicendo la Juve più giovane, quindi magari a Sinner loro sono Djokovic per via dell'età, e poi aveva detto no vabbè, ma sto scherzando, sono, mi ricordo cosa ha detto, sono permalosi, una roba del genere. Ecco, io ieri nella conferenza stampa non ho detto questa cosa per un motivo: sono scemo, non avevo capito il riferimento all'Inter, non me l'ero assolutamente immaginato, pensavo si riferisse a Vlahovic, a Kostic, per un motivo. Djokovic è serbo, Djokovic è venuto anche all'Allianz Stadium quest'anno a vedere una partita della Juventus, mi pare quella contro il Cagliari, può essere, mi sembra di sì. E dato che comunque la Juventus aveva avuto questo legame con Djokovic, c'erano state le foto pubblicate sui social, e appunto Vlahovic e Kostic sono serbi esattamente come Kostic, hanno la stessa, come Djokovic, hanno la stessa nazionalità, avevo capito che Allegri facesse riferimento a loro due,
dal livello di permaloso, nel senso vi sto associando all'Inter. Questa è stata la cosa che avevo capito io, non avevo capito che era l'ennesima stoccata. Lei veramente ci sta andando con il lanciafiamme quest'anno in conferenza stampa nei confronti dell'Inter, e Marotta, conoscendolo, sicuramente non l'avrà presa bene. Questo è tutto quello che dovevo dirvi, ci vediamo alle 18 su Twitch e poi sul canale YouTube per tutti gli altri approfondimenti. Ciao belli, buona giornata.